Adesso andiamo in casa Cutro, con noi c'è Mister Zangari. Buonasera Mister, ben trovato. Buonasera, grazie, ben trovato anche voi. E dunque Mister, il Cutro oggi ha mosso nuovamente la classifica, un pareggio tra le altre cose contro una squadra per niente facile da affrontare, perché il Cassano, dopo una partenza magari lenta, ha ricominciato a fare il Cassano dello scorso anno. Sì, è una grande squadra, secondo me è una delle squadre importanti di questo campionato. Anche se noi siamo stati bravi a contenerli con una squadra con tanti giovani, ma giovani secondo me è la parte nostra molto importante. Ecco, un Cutro che insomma quest'estate si è mosso con un po' più di tempestività magari rispetto anche all'anno scorso, quando poi si salvò con un playout in trasferta. Un calendario comunque non semplicissimo, perché voi avete affrontato il Villaggio Europa Land, col quale avete fatto comunque un punto, ma anche la Mantella, Soccer Montalto, che sono le due, anzi erano le due capolista prima della gara di oggi, che ha portato avanti il Praia Tortora. Diciamo, quanto tempo ci vorrà ancora per vedere il vero Cutro, e a cosa può puntare questa squadra in un torneo di promozione A che ha diverse squadre, tra l'altro, che puntano in alto? E non credo comunque voi puntiate alla promozione, ovviamente. No, non puntiamo alla promozione, però puntiamo a una salvezza tranquilla. Il problema nostro quest'anno è stato che si è fatto male con la Gino, la nostra punta centrale, quindi stiamo giocando senza attaccanti e ti ripeto, è una squadra molto molto giovane, però secondo me tra un altro paio di settimane vedremo il vero Cutro. Se le prestazioni sono queste, sinceramente vedremo il vero Cutro tra un paio di settimane. Insomma, ci vuole ancora un pochino di pazienza. Intanto però è arrivato Per fortuna. questo punto, beh, questo non solo nel calcio, tra l'altro. Infatti, Allora, grazie intanto.